Buonasera a tutti, grazie ai presenti, non siamo tantissimi ma buoni, presumo, ok? Viste le facce. Io sono Marilisa Schellino, sono di Legambiente Dora Walter, quindi del circolo qui locale e sono anche socia dello ZAC. Per cui il mio intervento è puramente quello di dirvi benvenuti. Abbiamo aderito a questa iniziativa perché i valori, i principi sono parte anche sia della cooperativa lo ZAC sia di Legambiente, quindi ci sembrava doveroso insomma appoggiare questa iniziativa. Abbiamo mandato tutte le informative del caso, è un periodo particolare perché ovviamente si chiudono le campagne questa sera, quindi ci sono brindisi in giro e affini. Vi auguro una buona serata, passo, già non mi ricordo il nome, passo comunque il microfono qui alla mia destra e buona serata a tutti. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi oggi per parlare di una tematica molto importante che è il cambiamento climatico. Io sono Refka Snaidi, faccio parte di Amnesty International Italia, più nello specifico il gruppo della Valle d'Aosta. Oggi presenteremo il rapporto annuale che vedete qui davanti, che è praticamente un documento che Amnesty International pubblica ogni anno, in cui notiamo appunto una panoramica di tutti i diritti umani che vengono violati all'interno dei diversi continenti, quindi è un'analisi a livello internazionale. E viene fatta fondamentalmente su 155 paesi. Amnesty invia Il lavoro di Amnesty si basa fondamentalmente sul lavoro di ricercatori, quindi che lavorano per Amnesty, quindi vengono pagati per fare queste ricerche, e su quello dei volontari. Tutte queste analisi vengono raggruppate all'interno di questo rapporto annuale che anche voi potete comprare e potete leggere leggerlo tutto o leggerlo in base al vostro interesse, agli stati che più vi attirano. Violenze, violazione delle regole internazionali proprio mentre la disuguaglianza globale si acuisce. Le superpotenze gareggiano per la supremazia e il cambiamento climatico è in aumento. Infatti oggi, grazie all'intervento del nostro invitato, Daniele Scaglione, ci concentreremo sul riscaldamento globale dopo aver ovviamente accennato e parlato un po' del rapporto annuale. Quali sono i punti chiave del rapporto? Intanto siamo sempre davanti a degli stati in lotta per la supremazia e all'aumento dell'autoritarismo. Stiamo anche vivendo in questo momento, secondo me, secondo soprattutto anche le analisi di Amnesty International, un cambiamento dell'assetto geopolitico fondamentalmente, che è dovuto a tutte le guerre che stiamo vivendo, e prima o poi ci sarà proprio un cambiamento anche degli stati che noi adesso vediamo come stati supremi, quindi stati molto importanti come gli Stati Uniti d'America, la Russia, eccetera. E noteremo l'avanzamento di altri stati che noi consideravamo sempre meno importanti, come per esempio quelli che formano i BRICS, quindi uno stato emergente come l'India, uno stato emergente come la Cina. Quindi ci sarà proprio un'evoluzione, un cambiamento totale dell'assetto geopolitico a cui assisteremo in questi anni. Abbiamo il collasso totale del diritto internazionale, che è un diritto comunque, per quanto possa essere convenzionale, deve essere comunque rispettato da parte di tutti gli stati, soprattutto se sono gli stessi stati che hanno ratificato delle convenzioni, dei trattati che vanno comunque rispettati. E queste violazioni purtroppo le stiamo notando con la guerra in Ucraina e più recentemente. La più recente escalation, diciamo, della guerra, della colonizzazione israeliana dei territori palestinesi. Entrambi gli scenari notiamo una violazione
continua del diritto internazionale e un immobilitarismo degli stati occidentali, soprattutto delle Nazioni Unite, per quanto riguarda il sanzionamento appunto di queste violazioni. Dall'altro lato invece abbiamo l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Ovviamente non siamo qui a combattere o a criticare l'intelligenza artificiale, perché comunque la tecnologia, l'avanzamento tecnologico è un qualcosa che noi non possiamo fermare, è un qualcosa anche molto utile che potrebbe essere utilizzata per sviluppare le nostre società e per migliorare il nostro stile di vita, però non possiamo neanche negare il black side, quindi gli svantaggi dell'intelligenza artificiale, il fatto che quest'ultima viene utilizzata da parte degli stati per usurpare diritti e libertà e fondamentalmente per uno scopo lucrativo, quindi per un guadagno economico. In contrapposizione invece l'aspetto positivo troviamo l'aumento della mobilitizzazione civile da parte soprattutto delle generazioni più giovani. Non so se avete seguito sicuramente recentemente tutte le rivolte che gli universitari stanno facendo, sia in America che in Italia, che in diversi stati europei, come per esempio Spagna, eccetera, nello specifico per la causa palestinese, ma anche e soprattutto per il cambiamento climatico. La generazione, i millennials o la generazione Z sono quelli molto più sensibili, sono generazioni molto più sensibili a questa tematica, e si stanno mobilitando scusatemi, per sensibilizzare, fare lobbying sui loro stati che alcuni governi negano proprio il cambiamento climatico, quindi c'è proprio due prosciutti sugli occhi. E poi avanti, grazie. I diritti umani nel mondo della Russia a Israele e i doppi standard. Qui apriamo proprio un altro capitolo, prendendo in considerazione, come dicevo prima, la Russia e Israele, possiamo vedere da una parte la violazione dei diritti umani in questi stati, in stati anche come il Sudan, perché anche lì c'è una guerra, in stati come il Myanmar. Questi sono alcuni esempi di tutti gli stati in cui attualmente c'è effettivamente una guerra, che sia una guerra tra soggetti esterni, quindi una colonizzazione, quello che è, un'invasione nel caso della Russia, o una guerra civile. Però oltre alla violazione dei diritti umani si può parlare anche proprio del doppio standard che viene utilizzato da parte delle potenze occidentali, come per esempio quelle citate nel PowerPoint, Germania e Regno Unito, che nello scenario della guerra Russia-Ucraina ovviamente si sono schierati contro la Russia pro-Ucraina, e sanzionando appunto la violazione e l'invasione russa a quest'ultima, mentre nell'invasione dello Stato israeliano contro i territori palestinesi diciamo che non c'è stato tutto questo appoggio da parte di queste potenze della popolazione palestinese, anzi c'è stato l'esatto opposto o l'astensionismo. E quindi al rapporto annuale di Amnesty International parla anche di questo aspetto, due pesi e due misure, insomma, fondamentalmente. Infatti alcuni dicono proprio che Gaza, quello che sta succedendo adesso nei territori palestinesi, ma soprattutto in Gaza, che ripeto sotto embargo dal 2007, e l'embargo per quanto riguarda il diritto internazionale è illegale, perché non si può tenere sotto embargo uno Stato, perché lo si condanna alla morte, certa, se non adesso, dopo. Gaza è considerata come simbolo del collasso e del fallimento della moralità, perché dal momento che noi siamo impassibili alla morte di centinaia di migliaia di persone, di cui per la maggior parte donne e bambini, che hanno età da neonati fino a massimo 11-13 anni, vuol dire che veramente dobbiamo fermarci, riflettere e cercare di capire dove sta andando la nostra società e la deriva che sta prendendo, perché qualcosa non va. Questo comunque è un allarme rosso, e purtroppo il genocidio non è più un dubbio ma una certezza, fondamentalmente. Parliamo invece di alcuni numeri.
per sempre riguardo alla guerra israelo-palestina, alla guerra, alla colonizzazione, fino ad oggi siamo a 21.600 palestinesi uccisi a Gaza, un terzo dei quali minori, 12.000 le persone uccise tra aprile e dicembre in Sud Sudan per prendere altri stati, 2.498 le persone annegate scomparse nel Mediterraneo nel tentativo appunto di raggiungere l'Europa, perché anche lì ci siamo un po' dimenticati del problema che abbiamo qui in Italia, quindi la tratta. 853 le condanne a morte eseguite in Iran, anche l'Iran di recente è stato uno stato che ha suscitato tanto il dibattito pubblico e ultimamente per la morte appunto del presidente che era quello che doveva poi sostituire El Khomeini fondamentalmente, quindi anche lì vedremo cosa succederà a livello geopolitico soprattutto dopo la morte del presidente. 15 gli stati americani che hanno implementato il divieto assoluto d'aborto e divieto con eccezioni estremamente limitate, e anche lì gli Stati Uniti che tanto, diciamo sempre che gli Stati Uniti sono lo stato civilizzato, lo stato che porta la democrazia verso l'esterno, no? Che aiuta gli altri ad aprire gli occhi, no? Eppure sta regredendo, perché andiamo a toccare un diritto fondamentale come il diritto all'aborto, è un diritto che riguarda ovviamente le donne, e l'anno scorso se ne è parlato tantissimo perché appunto gli Stati Uniti, tanti stati degli Stati Uniti l'hanno reso illegale, e questo va a violare una serie di altri diritti, perché dal momento che io donna non posso in primis decidere del mio corpo, perché sono libera di voler un bambino o non volerlo, e questo già uno, il diritto alla scelta; due, ho il diritto alla vita, nel senso che se io non posso abortire in maniera illegale, se non voglio il bambino, sarò costretta ad andare verso il mercato nero e lì rischio la vita io, fondamentalmente, perché se dovessi trovarmi in mano a un chirurgo è un conto, che anche lì ci sono i rischi comunque perché non sono in ospedale, eccetera, eccetera, ma se dovessi trovarmi in mano a qualcuno che si spaccia per un chirurgo, allora lì sono guai seri perché rischio di morire. E purtroppo stiamo regredendo non solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Adesso ultimamente si sta parlando sempre della questione appunto dell'aborto, si sta pensando di seguire la strada degli Stati Uniti d'America, e ricordiamo che qui noi abbiamo gli obiettori di coscienza, quindi io posso andare in ospedale e dire voglio abortire, posso trovarmi davanti a un obiettore di coscienza che mi dice no, io non ti faccio l'operazione, ti tieni il bambino, che anche lì è tutto molto discutibile. E infine un altro esempio, sono 9 la media delle donne, sempre per rimanere in tema di diritti femminili, delle donne uccise ogni giorno in Messico, quindi si parla sempre di femminicidio. Anche per quanto riguarda il femminicidio, l'Italia è stata ultimamente uno stato toccato da questo crimine. Ricordo appunto l'ultimo caso di Giulia Cecchettini. Un altro argomento che viene trattato nel rapporto annuale è la pena di morte. Nel 2023 le condanne alla pena capitale sono state il 20% in più rispetto al 2022, il 33% in più negli Stati Uniti rispetto al 2022. Ricordiamo che negli Stati Uniti, ovviamente, essendo una federazione, ogni Stato può decidere per sé, quindi ci sono tanti Stati che hanno abolito la pena di morte. Altri invece no, e quindi è attualmente applicabile. Sono stati 1153 esecuzioni in totale, cioè è un record dal 2015. I dati però che sono stati raccolti nel rapporto annuale non includono le condanne che sono state fatte in Cina, perché lì sono dati che non vengono ovviamente trasmessi perché a causa del segreto di Stato, quindi oltre 1153 chissà quante condanne a morte sono state eseguite nello stato cinese. Un altro tema trattato nel rapporto annuale a cui io tengo particolarmente è la libertà di espressione, tanto per collegarmi nuovamente allo Stato italiano e di stampa.
sono sempre più minacciate ovunque, anche in Italia, ultimamente soprattutto. Basta ricordare gli attacchi a studenti durante manifestazioni pacifiche, l'avete visto tutti, e l'Italia è nella lista dei paesi in cui è stato registrato il più alto numero di attacchi fisici, intimidazioni e molestie contro i giornalisti ovviamente di testate importanti, che non si sentono più sicuri di esprimere la propria opinione o di scrivere proprio liberamente. Amnesty International ha sempre combattuto, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni e quindi la presenza durante le manifestazioni della polizia, ha sempre combattuto affinché lo Stato italiano, quindi il Parlamento, possa finalmente decidere di dare alle forze dell'ordine i codici identificativi, così almeno quando un poliziotto colpisce un manifestante abbiamo il codice e possiamo risalire a chi ha commesso il crimine, perché fondamentalmente è un'aggressione a tutti gli effetti, è un pubblico ufficiale che aggredisce una persona che sta esercitando un suo diritto costituzionale a manifestare, alla libertà di espressione semplicemente, e quindi ovviamente come crimine deve essere punito. Anche se commesso a maggior ragione se è commesso da una forza dell'ordine, no? Che dovrebbero dare l'esempio. Torniamo quindi al nostro tema principale, che è la crisi climatica. Ultimamente il cambiamento climatico è uno dei più pressanti, problemi più pressanti che il mondo sta affrontando oggi, e lo stiamo notando anche noi, perché ormai non vediamo più le quattro stagioni, cioè vediamo un po' un mix, oggi fa caldo, domani fa freddo, oggi inverno, domani estate, dopodomani primavera, non si capisce più niente. E questo non è il tempo che è ballerino, questo è un segnale di allarme e dobbiamo tenerlo in considerazione, soprattutto se vogliamo lasciare un mondo per i nostri futuri figli e per le giovani generazioni fondamentalmente. Perché parlare di clima? Perché fondamentalmente il cambiamento climatico influisce su tutta una serie di altri diritti che ho elencato qua. Partiamo dalle risorse idriche. Ovviamente dal momento in cui smette di piovere c'è un problema grave, nel senso che intanto c'è uno stress idrico. Se prendo come esempio un territorio come il Medio Oriente, per riprendere sempre uno stato a caso, la Palestina e Israele, in quel territorio, ma nel Medio Oriente in generale, cioè partendo dalla Libia, la Siria, la Giordania, Israele, Palestina, sono questi i territori che sono toccati, lì è uno dei posti che soffre più stress idrico in assoluto. Cosa vuol dire? Mancanza di acqua, perché per le poche precipitazioni fondamentalmente, e le poche risorse di acqua che sono presenti sono sfruttate unilateralmente, e l'acqua è diventata proprio uno strumento geopolitico, cioè uno strumento che viene utilizzato per scopi politici fondamentalmente. Non so se voi avete mai sentito parlare di Mekorot è un'azienda israeliana che amministra le acque all'interno del Medio Oriente. Poi vi lascio approfondire l'argomento, ma è veramente molto interessante andare a studiare lo stress idrico in quella zona specifica, perché non si parla solo di carenze di acqua, ma si parla di come l'acqua viene utilizzata per anche altri scopi. Lo stress idrico ovviamente influenza le coltivazioni la mancanza appunto di acqua che giustamente non permette di coltivare determinati alimenti può causare l'aumento di carestie o lo sviluppo di nuove carestie, di malattie. Un altro argomento importante causato sempre dalla crisi climatica sono le migrazioni climatiche. Lo scioglimento dei ghiacciai causa innalzamento del mare, che ovviamente causerà lo spostamento della popolazione, e questo creerà tutta una serie di altri problemi agli stati, che dovranno poi accogliere giustamente queste persone che migrano scappando dai disastri climatici. Per non parlare di carestie e altri impatti. Per non parlare infine dell'impatto soprattutto economico, perché
no precipitazioni, stress idrico, poche risorse di acqua, ovviamente portano a prendere decisioni politiche e economiche rischiose, perché porteranno lo Stato a dire chi devo far sopravvivere e chi no. Arriveremo a quel punto, a una certa, fondamentalmente. Quindi è tutto concatenato, sono tutte cose legate, quindi non possiamo fare negazionisti, dire non esiste il cambiamento climatico, è tutta una bugia, sono teorie complottiste, perché lo stiamo vivendo noi adesso e i nostri figli, i nostri nipoti lo vivranno ancora peggio se non agiamo in questo momento. Esempi concreti di quello che stavo dicendo prima: in Madagascar l'insicurezza alimentare è aumentata dopo che a gennaio e febbraio due cicloni si erano abbattuti sul paese, in Somalia stanno vivendo la stessa situazione, abbiamo praticamente siamo arrivati ad avere dei picchi di caldo incredibili in Algeria e in altri paesi di tutto il Nord Africa. Io adesso ho preso come esempio solo l'Algeria, ma anche Marocco, anche in Tunisia. In Iraq e in Siria hanno affrontato periodi di estrema siccità. Giusto per riprendere il discorso di prima dello stress idrico, la Siria è uno degli stati toccati, e anche l'Iraq. E abbiamo assistito a degli incendi anche in Corea del Sud, gravi inondazioni in Pakistan, per non parlare appunto di ondate di caldo mortale anche qui in Europa. Anche in Italia abbiamo proprio, siamo arrivati a picchi molto, molto alti, a temperature elevatissime. Per quanto riguarda, comunque noi in Italia è vero che abbiamo un clima molto variegato e molto diverso da nord a sud, ma anche a nord siamo arrivati ad avere 40 gradi se non di più, e quindi anche qui possiamo riflettere insomma su questo. Le devastazioni che il cambiamento climatico sta causando e continuerà a causare indica fondamentalmente quello che dicevo prima, un codice rosso per la nostra umanità. E anche Amnesty International e molte altre ONG, organizzazioni, Legambiente, che si occupano proprio di questa tematica, e le Nazioni Unite stesse hanno detto che non possiamo più rimanere lì a guardare, ma dobbiamo agire, e già adesso agendo potrebbe essere già troppo tardi. Poi lascerò la parola appunto al nostro ospite, che spiegherà meglio di me sicuramente la tematica. Il panel intergovernativo sul cambiamento climatico, l'IPCC, avverte che le emissioni di gas serra raggiungeranno il picco entro il 2025 e dovranno essere ridotte del 43% entro il 2030, che è dietro l'angolo praticamente, se vogliamo evitare il cambiamento climatico di solo 1,5 gradi, ho dimenticato la C, scusate, ed evitare la catastrofe completa, solo 1,5, quindi non azzerare. Non voglio essere catastrofista, però è veramente una cosa, è un tema molto importante e su cui purtroppo l'attenzione è pochissima. Ma nonostante tutto questo, nonostante tutto l'allarmismo che le ONG, le Nazioni Unite, tutte le organizzazioni che si occupano di questa tematica stanno dando, gli investimenti sui combustibili fossili continuano ad esserci in stati come Australia, Cina, Corea, eccetera, il Giappone, la Mongolia, per non parlare appunto dei paesi del Golfo che continuano comunque a investire sul petrolio, sul gas, quindi non stop, perché quello per loro è appunto è la fonte della loro economia, fondamentalmente della loro ricchezza. Ovviamente tra gli attivisti di Amnesty International abbiamo anche i difensori dei diritti ambientali, che vengono presi di mira e a volte vengono considerati come veri e propri terroristi. Gli stati in cui perseguitano di più questi gli attivisti che combattono soprattutto contro l'uso dei combustibili fossili e vorrebbero che gli stati utilizzassero, producessero l'energia in maniera più ecosostenibile, sono Bolivia, Brasile, Canada, persino Colombia, Messico, eccetera.
Questi sono alcuni esempi dall'inizio del protocollo di Kyoto nel 1997 fino all'ultima COP26 a Glasgow nel 2021. Sono tutti tentativi che sono stati fatti a livello internazionale per cercare di arrivare a un agreement tra gli stati per smettere, per ridurre l'inquinamento, ridurre la produzione di gas a effetto serra e cercare di conciliare, diciamo, lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo economico alla salvaguardia appunto del nostro ambiente. Però fino ad ora non abbiamo ancora raggiunto un agreement fondamentalmente. Le Nazioni Unite a cura i nostri bambini e i nostri nipoti, perché il 28 agosto 2023 il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha pubblicato delle linee guide in cui suggeriscono agli Stati un iter e di quale strada intraprendere per lasciare appunto un futuro migliore alle nuove generazioni, fondamentalmente, perché e anche a noi, perché alla fine non è proprio così tanto lontana. Per questo, parlando di bambini, mi collego al libro che è stato scritto da Daniele Scaglione, Più idioti dei dinosauri, perché fondamentalmente è all'interno di questo libro il nostro autore, che presidente di Amnesty International Italia, perché lui analizza all'interno del suo racconto il cambiamento climatico, diciamo, affrontato quotidianamente, e si pone la domanda che ci poniamo un po' tutti noi: che mondo lasceremo ai nostri figli? Cosa succederà? Come possiamo anche non adeguarci, ma come possiamo affrontare tutte le sfide che ci riserva appunto il futuro e come possiamo affrontare l'emergenza cambiamento climatico. E quindi lascio la parola a te. Grazie. Buonasera, grazie. Allora facciamo un patto. Io non vi parlo di cambiamento climatico nel senso che vi vado a spiegare il dettaglio di cos'è il cambiamento climatico, cosa fa, perché Refka peraltro ha già fatto un quadro molto chiaro, molto esaustivo. Poi possiamo entrare nel dettaglio di che cosa succede a Ravenna, per esempio, perché sappiamo che ci siamo giocati Venezia, ma non sappiamo che ci stiamo giocando anche Ravenna. Ravenna non so se la peschiamo ancora, comunque. E no, io quello che vorrei fare con voi è una chiacchierata rispetto al come mai questi argomenti fanno fatica a passare. Come mai siamo qui che non facciamo le cose che dobbiamo fare per affrontare la crisi climatica, ma discutiamo di una cosa, di un'altra, ci mettiamo a farci tutte queste divagazioni intellettuali, polemiche su un argomento anziché un altro. E per farlo quindi parliamo di Ruanda. Ruanda c'entra col cambiamento climatico, nel senso che questo è il trentennale del genocidio dei Tutsi in Ruanda, e è uno dei pochi casi su cui la giustizia internazionale ha proprio detto chiaro e tondo, ed è un genocidio complicato. È una storia complicata, però se ci dicono che è successa una cosa molto grave, una delle cose più gravi nella storia dell'umanità, sicuramente forse la più grave alla fine del secolo scorso, ci capiamo, la capiamo, la crediamo. Se ci raccontano come è potuto succedere, quali sono le responsabilità, da dove è venuta tutta quella violenza, chi ha alimentato quella violenza, che ruolo hanno avuto i paesi occidentali, perché non si è intervenuto, eccetera, eccetera, lo capiamo, non siamo stupidi. Il punto è, ed è forse il motivo per cui si parla così poco di questo evento pur così importante, il punto è che io non so rispondere a una fondamentale domanda: ma io con quella roba lì che cosa c'entro? Al di là del fatto che posso essere colpito emotivamente, posso avere empatia, posso pensare alla sofferenza di questo sterminio delle persone quando conosco dei sopravvissuti, ma cosa c'entro io con questa storia qua? E capite che la battuta del boh, sì, è tutto globalizzato, tutto c'entra, siamo tutti in connessione, vabbè, sì, ok, però è un po' debole. E sul cambiamento climatico è la stessa cosa. Perché a un certo punto noi non siamo stupidi, ci
ci viene spiegato, c'è un problema, c'è un'atmosfera, l'atmosfera è composta di varie parti, le parti del carbonio, dell'equivalente della CO2 dovrebbero essere 350 parti per milione, siamo già a 420. E questo aumento di anidride carbonica, si dice CO2 equivalente perché non è l'unico gas serra, l'anidride carbonica, corrisponde a un aumento della temperatura, e quando l'aumento della temperatura aumenta succedono dei casini, magari non semplicissimi, perché capire perché maggio è stato così freddo, almeno da noi, cosa c'entra col fatto che il pianeta si riscalda, magari non è immediato, ma una persona che conosce l'argomento in due passaggi te lo spiega e lo capisce chiunque, no? Però di nuovo, il tema è, ma io cosa c'entro con questa roba qua? E io cosa c'entro produce nel caso della crisi climatica dei cortocircuiti bellissimi. Perché uno dice, cosa c'entri tu? E beh cavolo, devi cambiare la caldaia, devi prendere una pompa di calore. Io la mia caldaia, perché devo cambiare la caldaia? Sono 10 anni che ci faccio la revisione, 80 euro a volta, perché devo cambiare la caldaia? Finché non si rompe, non viene giù, io non la cambio la caldaia. Dal 2035 potrai acquistare solo nuove, adesso cambieranno anche quella, ma solo nuove auto a trazione elettrica, a motore elettrico. Io ho litigato con uno di 65 anni, quello lì, ma scusa, ma nel 2035 non te la danno neanche più la patente, cosa ti preoccupi della macchina che andrai a comprare, no? Allora, che cosa c'entro io sulla crisi climatica è precipitata su tutta una serie di piccole questioni individuali, personali, per cui ci dà un po' fastidio sta roba, che ci venga detto, ah, adesso tu hai la responsabilità di cambiare le cose. Ci viene detto bene, ci sono delle campagne stampa meravigliose, tu puoi salvare il pianeta chiudendo il rubinetto quando ti lavi i denti, tu puoi fare la differenza facendo la differenziata, che ormai abbiamo anche un po' stanchi di questa differenza con la differenziata, però, e uno dice, ma perché io? Cosa c'entro io? Se avete questa sensazione di sentirvi più importanti di quello che in realtà siete, non è una sensazione, è una pianificazione da chi avrebbe il risultato di una pianificazione, di una comunicazione, di chi avrebbe la responsabilità di fare molto di più, e quindi pensiamo ai governi. Refka ha ricordato le cifre che vengono date ai sussidi delle fonti fossili, sono cifrette da niente, qualcosa come 6-7% del PIL mondiale vengono date alle aziende che operano nel fossile, 6-7, è ancora un po' in crescita, sta crescendo negli ultimi anni, di soldi pubblici nostri che vengono date per finanziare le attività che in teoria, quando si parlava di libero mercato, dovrebbero stare su da sole, invece non stanno su da sole. Questi soggetti qua hanno molta più responsabilità di noi, ovviamente, nel risolvere, nell'affrontare, nel contrastare la crisi climatica, ma hanno avuto la capacità di costruire una comunicazione che ha spostato la responsabilità sui singoli, e i singoli, non posso farlo perché l'ombrello è il braccio in mano, ma i singoli fanno il gesto dell'ombrello, giustamente, perché dicono, ma che anche no, e quindi ti incavoli con dei cortocircuiti straordinari, per cui anziché prendertela con chi ti ha fatto queste politiche, te la prendi col tizio che va in bicicletta e dici, bastardo, quello va in bici, quindi implicitamente sta dicendo che ci devo andare anch'io, quindi adesso lo metto sotto così impara, dimmi cosa devo fare. Questo tipo di situazione è la situazione per cui ci crea un qual certo immobilismo. E come ne veniamo fuori da questa situazione? Come riusciamo a venirne fuori? Capendo che certi strumenti, appunto, sono stati costruiti ad arte per farci capire un po' meglio le cose, ma anche un pochino per fregarci e stare attenti a questa cosa. Lo sapete cos'è la carbon footprint? L'avete mai sentito parlare della carbon footprint? Non vi hanno ancora fregato, benissimo. No, la carbon footprint in realtà è una cosa carina per cui i prodotti vengono misurati rispetto a quello che hanno prodotto come emissioni di gas serra, CO2 equivalente, si dice sempre CO2 equivalente perché i gas serra sono, beh, c'è la CO2, poi c'è il metano, c'è anche il vaporacqueo è un fantastico gas serra, però è H2O, non è che sia un granché come gas, e quindi si normalizza tutta a CO2 equivalente. Quando sentite quella roba lì vuol dire che vengono praticamente rapportate tutte come fossero CO2, ma non è tutta CO2. La carbon footprint è qualcosa che tu vai, potete farlo, andate su un sito, voglio calcolare la mia carbon footprint, e ti chiede che macchina usi, quanto guidi, quanto fai, cosa mangi,
che fornitore di energia hai, alla fine ti esce un numero che tu vedi e dici porca miseria, cioè la media è, in Italia abbiamo una media di 6 tonnellate di CO2 equivalente a persona ad anno, tu vedi che la tua è 7 e dici porca miseria, sono un vegano da 3 anni, com'è possibile che ancora abbia una CO2 così equivalente, vai in crisi. La carbon footprint, che è anche uno strumento serio che viene utilizzato anche da delle aziende, spesso seriamente, per calcolare quanto per prodotto una camicia, per esempio, ha causato come emissione di gas serra, la carbon footprint è stata inventata da degli scienziati, ma è stata promossa da una compagnia petrolifera, dalla British Petroleum in particolare, che negli anni, primi anni 2000 è la prima compagnia petrolifera che si mette a parlare delle conseguenze dell'estrazione delle fonti fossili, dell'uso delle fonti fossili sul clima. E gli altri colleghi delle altre compagnie petrolifere gli dicono ma siete completamente scemi, cioè cosa andate in giro a dire che quello che stiamo facendo fa male, perché poi non ce lo fanno fare più, no? E invece loro hanno avuto questo colpo di genio di lanciare questa carbon footprint, che ripeto è uno strumento serio e utile, ma l'hanno utilizzato nell'andare a dire al singolo guarda che il problema è tuo, sei tu che fai queste cose, sei anche tu, quindi cosa rompi le scatole a me povero petroliere che io faccio solo il mio mestiere, faccio solo il mio lavoro, pensa alle tue vacanze fatte in aereo piuttosto che pensare al mio lavoro sano e quotidiano di tutti i giorni. Quindi dobbiamo renderci conto che quest'idea di spostare tutto sul singolo è il frutto di una strategia pianificata che funziona a meraviglia, che però c'è un po' distolto da quello che è un problema politico. Una battuta che si fa nei movimenti ambientalisti, che ho sentito spesso frequentando i giovani attivisti, è che cosa puoi fare per cambiare, combattere la crisi climatica? A un livello più basso, mangiare meno carne o non mangiare del tutto. A livello un po' più alto, cambiare proprio il modo con cui ti muovi, cioè quindi smettere di usare automobili private, via dicendo, magari venderla proprio l'auto privata. A un livello ancora più alto ci possono essere la promozione dell'ambiente in cui lavori, di politiche in favore della difesa del clima e via dicendo. A livello ancora più alto c'è andare a votare, perché andare a votare è una cosa che fa abbastanza la differenza, nel senso che è lì che si prendono poi delle decisioni importanti che riescono in qualche modo a cambiare la rotta in queste cose qua. Allora, prima Refka ha citato il caso delle persone che ancora dicono che il cambiamento climatico non esiste. La mia esperienza è che queste persone cominciano a essere un po' poche, nel senso che sì, ci sono quelle che ti raccontano. No, c'è chi ha capito che comunque ottieni un po' di nicchia, un po' di ascolto e quindi ti dirà sempre che non esiste, ma neanche perché ha visto che funziona. È un po' come quando da bambino dici cacca e vedi che gli altri ridono, no? Allora capisci che c'è un riflesso condizionato, allora come riflesso condizionato dici la crisi climatica non esiste, è una bufala. Però all'atto pratico, io lavoro come consulente nel mondo imprenditoriale aziendale, lì dentro dove le cose succedono, non c'è nessuno che non ci crede più. Le aziende ci credono, il mondo reale, quello che non sta attaccato alle tastiere, ci crede, lo sa, lo vede, ne vede le conseguenze. I primi a rendersene conto, che non sono esattamente, adesso mi vado a mettere nei guai perché ci sarà qualcuno in sala, non sono esattamente la categoria di idealisti che io mi vengono per primi in mente quando penso degli idealisti, ma i primi a rendersi conto del cambiamento climatico sono gli assicuratori. Perché gli assicuratori si rendono conto che quando tu assicuri delle case contro le intemperie, dei raccolti contro le intemperie, eccetera, eccetera, è un po' un pitante, non conviene più tanto fare sta roba qua. Perché ci rimetti un sacco di soldi, perché o metti delle polizze carissime, allora non te le compri nessuno, oppure tu hai una polizza, ma il rischio che poi devi andare a pagare per dei danni da grandi o quant'altro è sempre più elevato. Ci sono, per esempio, negli Stati Uniti d'America delle compagnie assicuratrici che si rifiutano di assicurare delle case troppo vicine ai boschi. Una volta la casa vicino al bosco era una cosa bella, che sei in mezzo al verde, in California se hai una casa vicino al bosco non te la assicurano più perché ti arriva l'incendio, ciao la casa e via andare, no? Quindi, ripeto, chi non ci crede nella crisi climatica, veramente è rimasto poche persone, e comunque lo fanno più per posa che per una vera e profonda convinzione. Sicuramente c'è uno dice ma c'è una questione di sfiducia nella scienza.
Ma anche su quello io ho qualche dubbio, nel senso che la sfiducia nella scienza tutti noi usiamo o abbiamo usato o ci affidiamo delle automobili. Le automobili funzionano a fisica classica, c'è un po' di c'è meccanica, c'è dinamica, c'è termodinamica, se la macchina è moderna c'è anche parecchio elettromagnetismo, insomma, però quella roba lì funzionano con la fisica classica. Non ci viene il dubbio, qualche scienziato complottista mi ha fatto la macchina che adesso andrà al supermercato mentre io volevo andare al cinema? No, non abbiamo questo dubbio, usiamo la macchina serenamente. Quando usiamo gli smartphone usiamo addirittura le teorie della relatività per far funzionare gli smartphone. Nessuno viene in mente a dire quel maledetto Einstein si è inventato delle cose per fregare il mondo, come invece si pensa che facciano alcuni scienziati climatici. Non c'è tutta questa sfiducia nella scienza. Abbiamo un problema, quello sì, rispetto a una questione della scienza. Abbiamo un problema con le leggi della probabilità, ma non è un problema mio, vostro, suo, tuo, cioè è un problema che noi non siamo fatti per ragionare in funzione di leggi probabilistiche. E questa è un'altra grossa fregatura rispetto alla crisi climatica, perché io non ti posso dire per certo l'anno prossimo avremo 20 uragani in più, ti posso dire che è probabile. Ma se noi avessimo un rapporto più sano, parlo noi italiani, con la legge sulla probabilità, spenderemmo qualche euro di meno nel gioco d'azzardo. Sapete quanto spendiamo in Italia ogni anno come gioco d'azzardo? Chi vuole azzardare una cifra? 1 miliardo, 100 milioni, 10 miliardi. Dove vi assestate? 20 miliardi. Più o meno lì? 10 qualcosa, cioè stiamo sottostimando, Raf, che tu ti chiami? Gilles, sottostimano la spesa di una spesa d'azzardo di a un decimo. Noi spendiamo, noi italiani, ogni anno 150 miliardi in gioco d'azzardo. Per farvi un paragone, credo che per l'istruzione complessivamente lo Stato italiano ne spenda 50. Per farvi un... Che comunque voi direte sempre troppo poche, se certo, però non è una robetta da niente il sistema dell'istruzione, anche finanziandolo male come succede in Italia, tutto sommato è una macchina piuttosto complessa. Come singoli cittadini spendiamo 3 volte tanto in gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo vuol dire prendere i nostri soldi e buttarli dalla finestra, punto. Non c'è una spiegazione più dolce di questa. Il gioco d'azzardo è buttare i soldi dalla finestra. Anzi no, buttare sulla finestra sarebbe ancora bene, magari vanno a qualcuno che ne ha bisogno. Il gioco d'azzardo vuol dire fare ricche delle multinazionali del gioco d'azzardo, in particolare la nostra Lottomatica, che in questo guadagna tantissimo ed è felice così. Quindi la legge per la probabilità ci fa casino perché noi non siamo capaci di ragionare su un rischio quando un rischio è possibile e non è certo. Qualcuno fuma? Nascondetevi, adesso io vi confesso che guardo, di solito devo confessare che guardo film porno, che non è vero, però quando dico che io guardo film porno tutte le sere, qualcuno, se lui dice che guarda film porno, io posso dire che fumo una sigaretta ogni tanto. Quindi sì, fuma, tu quindi sui pacchetti di sigarette, cosa c'è sul pacchetto di sigarette? Cosa c'è scritto di solito? Non l'ho guardato. Non l'ho guardato. Ci sono dei messaggi del tipo, no? C'è uno così... moribondo sul letto, il fumo può provocare infarto. L'altro che vedi una ragazza, una bella ragazza con un fazzoletto che sputacchia sangue, il fumo può danneggiare i tuoi polmoni. E poi c'è il mio preferito, su cui c'è una storiella che si racconta a Roma, che ovviamente è una leggenda metropolitana. Un tizio va a comprare un pacchetto di sigarette e il barista gli dà il pacchetto di sigarette. Questo lo guarda, vede che c'è un giovane in posizione fetale con la testa così, nudo, e sotto c'è scritto il fumo provoca impotenza, e il tizio ridà il pacchetto indietro e gli dice ma e dammene uno che se muore. E questi messaggi non funzionano. Se la gente smette di fumare non è per questi messaggi, perché il messaggio è tu fuma, poi magari succede che ti viene l'infarto, poi magari ti viene un tumore al polmone, poi magari diventi impotente,
ma vuoi mettere quel poi magari al piacere di accendersi la sigaretta istantanea sul momento? E con la crisi climatica anche così. Poi magari ci sarà un'estate infame, poi magari quando ho 85 anni morirò di caldo, è diventato 85 anni, vabbè, insomma adesso... cioè, no, non è poi così il dramma. Quindi è proprio questo tipo di fregatura qua che non riusciamo ad assestarci, a metterci in linea con questo discorso, con questo tema del rischio che potrebbe arrivare. E chiaramente poi c'è chi politicamente ci marcia un sacco, no? Perché io dico sono capace, dico come politico mi serve il voto da qui a, in questo caso poche ore, ma in generale da qui a qualche mese, qualche anno, e quindi cerco di dare una soddisfazione nell'immediato, mica vado a ragionare su quello che potrà succedere al 2040, 2050 e via dicendo, 2100 e quant'altro. Quindi quello che ho cercato un po' di fare io quando ho provato a parlare, a raccontare, a ragionare sul cambiamento climatico, non da esperto. Io ho una laurea in fisica, ma non sono un fisico climatologo. Posso capire la fisica del clima perché qualcosa mi hanno insegnato, ma non è che sono uno scienziato che lavora su queste cose qua. Però ho cercato di capire che i messaggi terroristici, i messaggi di un certo tipo non funzionano, non perché siano sbagliati in sé, ma perché la nostra reazione è quella di... se non so che cosa posso fare, che non sia dover comprare l'auto del 2035 diversa da quella che ho adesso, non lo voglio quel messaggio. Fateci caso, tantissimi libri, spettacoli teatrali, conferenze sul clima iniziano con, hanno questo titolo: non c'è più tempo. Ma se non c'è più tempo, scusi, posso avere un'ombrata? Perché tanto, cioè, non c'è più tempo, che cosa devo fare? Qual è il ragionamento? Quindi provare a uscire da questa logica qua, provare a uscire dalla logica del comunque un disastro, comunque va male, ripeto, non perché vada tutto bene, ma perché non funziona. Allora il ragionamento che ho provato a fare è stato provare a ragionare in logica di rapporti generazionali. Rapporti generazionali, cioè cercando di capire che cosa si può fare per i nostri figli. Ah, ho già detto anche poi mi facevo, quanti anni hai? Scusa, mi faccio... 18. È 18. Hai 30 anni, cioè io ne ho 57, sento lei. No, perché per i nostri figli, come se avesse, non lo so, per i nipoti hai detto. No, perché, perché mio nipote mi ha scioccato quella volta. Lei ama il freddo, quindi patisce il caldo di qua e di là. Però un giorno mi fa, ma zia, andiamo in montagna perché nevica, cioè, voglio andare dove c'è tanta neve. Io gli ho detto, vabbè, tanto quest'anno ha nevicato, ci andremo. E continuava a insistere, mi dice, sì, però dobbiamo fare presto. E gli dico, cioè, appena iniziato l'inverno con calma. Ma tu non lo sai, però prima o poi io non potrò più vedere la neve. E lei ha 13 anni. Cioè, quindi questa cosa mi ha veramente segnato perché gli dico, ha ragione. Ha ragione nel senso, potrebbe... Cioè, ha ragione nel senso che in generale sarà più difficile, ma potranno accadere delle meravigliose cose, tipo delle nevicate dove tu sei a Valle d'Aosta, quindi potranno capitare delle cose meravigliose per cui ti ritrovi a metà giugno con una nevicata di 2 metri, poi non vedi la neve per 3 anni, però ti becchi una nevicata di 2 metri. Infatti mi chiedo come faranno a fare i pass dello sci, no? Cioè sai che c'è il giornaliero, adesso ci sarà il cogli l'attimo, che sarà la neve caduta adesso scia, poi si vedrà. E questa cosa qua dei figli però funziona fino a un certo punto, un po' perché se noi fossimo una società più attenta ai figli certe cose non le faremmo come società, cioè non mi sembra che siamo esattamente una società che spende tanto sui figli, no? Cioè grosso modo vediamo appunto, si diceva appunto delle scuole, si potrebbe investire qualcosa di più rispetto all'istruzione scolastica se veramente amassimo così i figli. Si potrebbe spendere qualche cosa di più sugli asili, su tutte le questioni che riguardano l'aiuto all'infanzia, l'assistenza, eccetera. Poi qui non possiamo fare le battute perché siamo troppo sotto le lezioni, però ci sarebbero molti materiali su persone che hanno delle soluzioni creative rispetto a come risolvere il problema della natalità. Per cui sta cosa qua dei figli
non riusciamo neanche a riformare il sistema pensionistico pensando ai figli, quindi è un po' difficile pensare che l'argomento dei figli possa veramente portarci a una soluzione. Allora, e qui concludo, quello che mi è venuto in mente è il tema dell'idiozia. Quello che mi ho capito che secondo me potrebbe essere una chiave che ci aiuta ad affrontare meglio la crisi climatica e prendere coscienza e prendere consapevolezza che siamo degli idioti. Ma attenzione però, qui siamo tutti piemontesi, poi io sono torinese, vivo a Biella e ho il dramma che i biellesi credono di parlare piemontese, in realtà parlano una cosa strana, a me incomprensibile, però una cosa che ho imparato a Torino è che ci sono tanti insulti diversi. Il perdabale è una cosa, il garula è un'altra, il gadang è un'altra ancora, il panada è un'altra cosa ancora, il badora è ancora un'altra cosa, ci sono tantissime sfumature, ok? E così anche per gli insulti, diciamo, quelli nomi in lingua dialettale, per cui l'idiota non è uno scemo generico, l'idiota ha una radice storica importante, l'idiozia è un concetto nato nell'antica Grecia e si paragonava diciamo l'idiota all'uomo pubblico. L'uomo pubblico, non uso la parola uomo a caso perché sappiamo che la democrazia greca non era cosa per donne, quindi uso la parola uomo non in senso maschile sovraesteso ma in senso maschile. L'uomo che si occupa della cosa pubblica è contrapposto all'idiota che invece non vede di là del suo naso. E da qui è venuto anche il titolo del libro Più idioti dei dinosauri, perché se tu pensi a essere solo alla tua sopravvivenza, solo al mangiare, solo a riprodurti, solo al dormire, è proprio il classico caso di uno che pensa esattamente alla propria, diciamo, non va di là del proprio naso, che poi il naso dei dinosauri fosse grande, ok, però comunque è un'idiozia di fondo, il dinosauro in questo senso era idiota. Noi invece riflettiamo sulle origini del cosmo, pensiamo sulla filosofia dell'essere, dell'esistere, dicendo, facciamo matematica, queste cose qua, e però i dinosauri nella loro idiozia hanno vissuto qualcosa come qualche centinaia, più di 100 milioni di anni sulla Terra, grosso modo l'ordine di grandezza è quello poi. E quando hanno tolto il disturbo pare non sia stata neanche colpa loro, ma quella di un asteroide finito sullo Yucatan che poi ha sollevato la polvere, eccetera, eccetera. Noi come esseri umani, come ominidi possiamo dire che un milione di anni fa, ma è a tirarla lunga, diciamo come Homo sapiens siamo a 200.000, 250.000 anni fa, ci siamo già messi nelle condizioni di sterminarci da soli, vuoi con le bombe nucleari, vuoi con il cambiamento climatico, quindi in questo senso c'è la maggiore idiozia, però questa idiozia è una cosa che in questo caso sì, possiamo ragionarci noi, rifletterci noi e pensarci a partire da noi. È una cosa che fa parte della nostra vita. Io ve la racconto e mi fermo con questa cosa qua. Abbiamo tutti patito il Covid, mio figlio ha vissuto il Covid da bambino, faceva le scuole elementari, e il primo compleanno dopo il Covid era un compleanno, mio figlio fa gli anni ad agosto, era un compleanno in cui avevamo pensato di fare la festa nel giardino dei nonni, i nonni hanno un giardino in quel di Biella. E invitiamo tutti gli amichetti, giardino, eccetera, e io mi ritrovo a pensare, oh, speriamo che non piova domani. Il problema è che erano 3 mesi che non pioveva, per cui magari avesse piovuto, però io dicevo, non volevo che piovesse, ma proprio il giorno del compleanno di mio figlio deve piovere. E poi ho detto, vabbè, magari piove oggi pomeriggio, però domani mattina fa caldo e asciuga tutto. E guarda che avevamo 10 gradi sopra la media stagionale, io comunque speravo che facesse caldo. Allora, questa idiozia è l'idiozia che fa parte di tutti noi e non possiamo farne a meno, e va bene così, perché siamo affezionati alle cose che ci sono vicini, siamo affezionati alle cose che fanno parte della nostra quotidianità. Io di questo ho cercato di parlare del libro, della nostra quotidianità, delle cose che ci piacciono fare, delle cose che ci rendono la vita interessante, piacevole. Usare un parolone degno di essere vissuta, ma anche un po' divertente. Non dobbiamo rinunciarci. Non dobbiamo pensare che rinunciare a quelle cose, che dobbiamo rinunciare a queste cose qua per salvare il pianeta. Dobbiamo pensare che ci sono dei modi di fare le cose diversamente, che sono anche abbastanza divertenti e che non sono delle rinunce. Questo è quello di cui ho cercato di parlare nel libro, volevo raccontarvi questo.
vi ringrazio di avermi ascoltato. Se avete delle domande io posso provare a rispondere, ma non so se sarò all'altezza. Grazie. Grazie Daniele. Avete per caso delle domande? Allora, quella zona della costa adriatica, sono state fatte delle stime su il punto qual è? Il punto è che si sta innalzando il livello degli oceani, e sapete perché si innalza il livello degli oceani? Perché si fondono, non dite sciolgono, i fisici si incavolano, se dite sciolgono, perché è lo zucchero che si scioglie nel caffè o nel tè, mentre invece i ghiacciai fondono, passano dallo stato solido allo stato liquido. Okay. La fusione dei ghiacciai, soprattutto dei ghiacciai da terra, quelli che sono sulla terra, quindi sull'Antartide per dire, non quelli sull'Artico, chi se ne frega, cioè se poi rimaniamo senza i ghiacci dell'Artico non è un bel segnale, però il fatto che si sciolgano dei ghiacci galleggianti non fa aumentare il livello del mare, perché sono già lì che fanno volume, sono già lì che galleggiano sull'acqua. Se invece dalla Groenlandia o dall'Antartide si staccano dei ghiacciai e vanno su, quelli sì fanno aumentare il livello dell'acqua. Si stima che l'aumento del livello del mare in costa adriatica possa essere dell'ordine di un metro. Però se tu vai a considerare in altezza è un conto, ma tu devi riuscire a considerare quanto vuol dire andare in avanti. E se tu ti ritrovi dei punti di Ravenna dove l'altezza sul livello del mare è di un paio di metri, un metro anche in alcuni casi, vuol dire che il mare arriva fino lì. Perché alzandosi di un metro a quei livelli lì ci arriva. Mentre scenari come quelli che si sono visti alle volte, che so, anche lì ci sarebbe da discutere tanto sull'uso di queste immagini. Magari vi sarà capitato, perché è stata una copertina importante, di vedere la Statua della Libertà con l'acqua fino qua. O che la stacchi e la butti in mare, oppure non succede quella roba lì, perché anche se sciogliessi tutti i ghiacciai non ci può essere un lì, stiamo parlando di diverse decine. Se già si innalza di 10 metri il livello del mare, ci siamo già giocati tutti, non è che andiamo a pensare alla Statua della Libertà, però la Statua della Libertà o New York che si trasforma in Venezia, no, perché è abbastanza alta. Le parti più basse sì, alcune parti di New York sicuramente si allagano. Nel caso di Ravenna e di tante altre zone costiere italiane invece sì. Poi dobbiamo sempre tenere conto, un conto è quando è tutto calmo, un conto è quando magari c'è una mareggiata, c'è un temporale, c'è un uragano. Se il mare prima stava a qualche chilometro dal centro abitato, è chiaro che l'uragano poteva far danni fino a un certo punto. Se il mare sta a 100 metri dal centro abitato, è chiaro che l'uragano te lo tira fuori, per cui l'evento eccezionale sarà sempre meno eccezionale, però ha più potenzialità di fare danni. Detto questo, Ravenna è una città meravigliosa, quindi andiamoci, andateci. No, dicevo, nel nostro quotidiano noi come cittadini, come persone normali, non siamo al governo, non possiamo, possiamo andare a votare, andate a votare mi raccomando sabato e domenica, però non, cioè, non siamo noi policy maker, quindi possiamo andare a votare, fare di tutto di più, però nel nostro piccolo, perché comunque per combattere il cambiamento climatico bisogna partire dal piccolo fino a prendere decisioni importanti a livello parlamentare, a livello europeo, a livello internazionale. Secondo me, ti darei la risposta che si darebbe un attivista di Amnesty International, nel senso che, allora innanzitutto non chiudiamoci in noi stessi. Ah, ci sono un sacco di cose che possiamo fare e ci sono un sacco di meccanismi che sono l'influenza reciproca, l'influenza diciamo di vicinato funziona. Se tu fai una cosa, non lo so, lo vedi, se le persone cominciano, alcuni cominciano a girare in bicicletta, senza voler fare proselitismo, andate in bici, io che vado in bici sono un santo, voi siete dei criminali perché usate l'auto, ma semplicemente raccontando che andare in bici è divertente. C'è un po' di gente che dice, ma sai che ci provo anch'io? Quindi questo discorso, il comportamento individuale ha un valore per un minimo di coerenza personale, no? Nel senso che uno dice, io credo in certi valori e mi rendo conto che
Madonna, com'è difficile fare un dibattito la sera prima delle elezioni, non si riesce a dire nulla, non si riesce a dire. Però diciamola così, ipotizziamo per assurdo che ci siano delle forze politiche che ti dicono che bisogna salvaguardare la famiglia, poi di famiglie se ne fanno quattro, fanno tradimenti, ipotizziamolo per assurdo, tu capisci che perdono un po' di coerenza, ok? E quindi è chiaro che se tu dici io sono preoccupata del clima, dell'ambiente, dopodiché il tuo comportamento personale è un comportamento che non tiene conto dell'impatto, allora io penso che questa cosa qui ti metta un po' in crisi. Detto questo, il comportamento individuale è assolutamente importante per quello che riguarda il dare un esempio anche agli altri, o dire agli altri, ma sai che si può fare così? Io ho vissuto a Roma 12 anni e per caso praticamente ho cominciato a vivere a Roma in bicicletta, a girare a Roma in bicicletta. Ma se dovessi dire che bisogna andare in bicicletta, non direi che perché il clima, perché l'ambiente, perché non inquini. È una figata, girare a Roma in bicicletta è una cosa fighissima e ti diverti come una scimmia, perché c'è sto traffico, tu sbisciuli, vai, passi, ti parcheggi dove vuoi, passi davanti a Palazzo Chigi, passi da tutte le parti col potere di una bicicletta, è una cosa divertentissima. Devi fare attenzione, certo, devi fare attenzione, questo ci mancherebbe, però non è l'unica cosa per cui fare attenzione, quindi io la racconterei così. E l'altra cosa fondamentale, da qui la risposta che può dare anche un attivista di Amnesty, non sei da solo, cioè tu vivi questa cosa con altre persone. Io mi sono reso conto che l'angoscia del genitore che dice porca miseria, ma con mio figlio che cosa sto lasciando, cosa stiamo combinando, non ce l'ho mica solo io, ce l'hanno altri genitori che si danno delle risposte di un altro tipo, che però mettendole insieme ti rendi conto veramente di non affrontare le cose da solo, e questo è molto 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 importante. Dopodiché tu l'hai detto, andare a votare. Adesso, allora, le forze politiche generalmente fanno fatto poco contro la crisi climatica, ok? Però c'è una bella differenza tra chi ha fatto poco e chi non ha fatto niente e chi vorrebbe tornare indietro. Io onestamente quelli che fanno poco non ci voglio rinunciare, a quel poco che è stato fatto non ci voglio rinunciare. Quindi anche il voto, e io l'unica cosa forse lo possiamo dire però, ma forse non credo che sia da dire a voi che siete qua il venerdì sera a chiacchierare di queste cose, quello che possiamo dire fino all'ultimo è andate a votare, perché l'idea è che ci sia il 50% di astensionismo, porca miseria, no. Magari vai a votare perché non vuoi l'auto elettrica e l'Europa invece al 2035 vorrebbe l'auto elettrica, ma vai a votare dicendo io non voglio l'auto elettrica. Questo sicuramente possiamo farlo e non credo che violiamo una regola del silenzio elettorale dicendo di andare a votare. Andare a votare è una cosa importantissima. Però ti dico, non essere soli e vedere quanto effettivamente le persone stiano già facendo un sacco di cose. Io nel mio mestiere mi occupo appunto di consulenza, formazione per le aziende e abbiamo cominciato con la mia società a fare delle cose anche sulla transizione ecologica. Sostanzialmente io curo un podcast dove vado dalle aziende a farvi raccontare che cosa fanno. Non vado dalle aziende buone, belle, non vado alla ricerca delle eccellenze, vado da chiunque sia disponibile a parlare con me, mi racconta cosa fa. Può essere un'azienda petrolifera, come può essere una conceria, ho intervistato anche una conceria, come può essere la compagnia di fonti rinnovabili, qualsiasi cosa, mi interessa come si pongono il problema. E andare a fare queste interviste mi ha fatto vedere che c'è veramente un mondo in grandissimo movimento, un mondo dove stanno facendo un sacco di cose. A me questa cosa fa stare bene, mi fa vedere che non sto passivo. È molto simile alla cosa di Amnesty, e se volete mi riaggancio alla cosa del Ruanda. Se io vi parlassi, ed è un tema su cui sono molto appassionato, di Ruanda, raccontandovi cosa è successo, voi direste, interessante, terrificante, però, ma se io poi vi racconto dei miei amici ruandesi che vivono in Italia, che sono sopravvissuti, con cui si è fatto un libro che racconta le loro storie, che ti racconta come sono passati attraverso quell'esperienza, che persone sono diventate, cosa si può fare ancora per onorare il ricordo, penso che vi aiuterei anche a parlare di qualche cosa di pesante, però con una uscita, con un ok, meglio di prima, possiamo imparare qualche cosa. Credo che sia questo il punto, al di là di tutte le scelte che uno può fare, e io per esempio dico, io faccio tante scelte anche sull'alimentazione, sui trasporti, eccetera,
Non sono molto disposto a rinunciare ai viaggi che non posso fare che non siano in aereo, perché ritengo che i viaggi siano un'esperienza e poter vedere dei posti, andare nei posti, e se lo fai con una certa mentalità, se ti vai a chiudere in un resort da qualche parte magari no, ma se lo fai in un'altra mentalità sì. Dopodiché abbiamo appena prenotato le vacanze, andiamo in Calabria, ci andiamo in treno, anche perché è più comodo, by the way. Però perché i viaggi credo che siano una grossa apertura, e quindi ognuno fa le sue scelte, ma quando sento parlare di vergogna del volo, certo, se qualcuno lo prende per andare da Milano a Torino, certo che si deve vergognare, ma se uno lo prende per fare anche una vacanza in cui va a conoscere dei posti, ecco, quel tipo di rinuncia che io onestamente non mi sento né di fare né di promuovere. No, appunto ti ho fatto questa domanda perché fondamentalmente quando si parla di cambiamento climatico, di cosa possiamo fare noi come privati cittadini, mi sento sempre dire, ma non è che se io faccio il caffè usando la caffettiera e non usando le cialde cambia qualcosa, non è che se mi sposto in bici al posto della macchina cambia qualcosa, tanto sono solo io, figurati se faccio la differenza. Quindi era anche per dimostrare che nel nostro piccolo, che ne so, anche lo shampoo, adesso puoi comprarti lo shampoo in pastiglie, praticamente li metti nella bottiglia di plastica e mantieni la bottiglia di plastica, e sono dei piccoli accorgimenti che noi possiamo adottare durante la nostra vita quotidiana, ma che aiutano tantissimo. E come giustamente hai detto tu, sono tantissime adesso le persone che fanno queste piccolissime cose che comunque fanno un po' la differenza, oltre che andare a votare, ovviamente. Assolutamente sì. Quello che hai detto, sì, decisamente è una cosa interessante ed è quello che fa una piccola differenza, però è anche una cosa su cui tu ci puoi costruire poi una cosa, una bellezza del fare le cose in un certo modo, no? Quello che dobbiamo riuscire, ed è anche un unirsi ad altri che fanno questo tipo di scelte, che fanno questo tipo di cose, il discorso della differenza si ricollega a un paradosso che è molto studiato in teoria delle organizzazioni, cioè ci sarebbero dei comportamenti che se facessimo tutti ne avremmo un vantaggio, e sarebbe un vantaggio enorme per tutti, ma se lo faccio solo io ci perdo e gli altri guadagnano, no? Ci potrebbero essere tanti tanti esempi di questo genere, anche il discorso del commercio delle armi, se volete un po' così. Se tutti decidiamo che non andiamo più a vendere con me le armi nel paesi, insomma, non andiamo a vendere le armi nei paesi che lo usano per fare le guerre, eccetera, eccetera, praticamente tutti, il mondo è un posto migliore. Ma se solo noi italiani non lo facciamo, scusate, però ci rimetto, perché noi non siamo più in quel mercato, qualcun altro prende il nostro posto, le guerre vanno avanti come prima, semplicemente noi siamo più poveri di prima. È un discorso che ha una ratio, ha una sua ragione, ha una sua logica, e tantissime persone cavalcano anche le proteste, vedi agricoltori e via dicendo. Poi sugli agricoltori c'è un cortocircuito che è abbastanza interessante, cioè in Europa abbiamo la PAC, Politica Agricola Comune. La PAC è stata contestata inizialmente proprio dai movimenti per il clima, dicendo questa PAC va a penalizzare gli agricoltori e a favorire i grandi gruppi agricoli, le grandi multinazionali dell'agricoltura. Adesso i piccoli agricoltori protestano contro la PAC sostanzialmente, ma non lo sanno, protestano contro la transizione ecologica. In realtà non stanno protestando contro la transizione ecologica che gli chiede determinate cose, solo sono finiti nei guai perché la PAC è stata una roba infame che ha valorizzato alcuni pochi gruppi diciamo dell'alimentare a scapito della grande marea di piccoli contadini. Però questo cortocircuito è stato strumentalizzato ad arte molto bene, con un gioco ad arte piuttosto cosa. Sul veganesimo, per esempio, è una cosa bellissima, ma anche lì c'è stato subito un po' di polarizzazione, no? La polarizzazione vuol dire che sul veganesimo, anziché interessarci a un fenomeno di un certo tipo interessante, si è finito per dire vegano sì, vegano no, mi scontro, vado, devo scegliere, devo, non devo scegliere. Allora, io ho una nutrizionista, vi state chiedendo, ma come, uno in forma come te va dal nutrizionista? Sì, vado dal nutrizionista, ma soprattutto perché fa bene in generale andare da una nutrizionista, che è una vegana che se
gli va un paziente, non è che si dice tu devi mangiare vegano, il paziente può mangiare qualsiasi cosa, però nella sua attività, diciamo a tempo libero, promuove il veganesimo e lo fa in maniera estremamente intelligente. Cioè lei fa delle conferenze in cui prepara tutto un banchetto di roba vegana che poi tu la provi e dici mazza buono, e quindi hai un'esperienza che al di là del fare la scelta ideologica ti fa quella cosa lì. E mi ha invitato qualche volta a parlare a queste conferenze e diceva: Daniele, prima o poi tu sarai uno di noi, perché io sono quasi completamente vegano ma non ancora del tutto. E io dicevo: ma capisci che se già c'è un ragionamento di noi voi c'è un casino, perché se già la vediamo in questa logica qua, voi quelli delle bici, voi quelli del veganesimo, voi quelli della borraccia, non della bottiglietta d'acqua, eccetera eccetera eccetera, significa che la stiamo vivendo in termini conflittuali, quando poi invece ognuno cerca la propria strada, cerca di fare quello che può. Non dobbiamo viverla come fosse un gioco a premi in cui vince, prende più punti chi fa una cosa e chi ne fa un'altra. E non dobbiamo neanche cadere nella retorica di queste cose che si mettono a spaccare il capello in quattro, no, perché se poi vai a vedere la bottiglia di vetro alla fine inquina di più perché il lavaggio... Sì, sono tutti studi che è importante fare, è importante che poi ci sia qualcuno che valuta queste cose, ma non possiamo perderci dietro questa roba qua. Io vi ringrazio per essere stati qui stasera con noi, ringrazio te Daniele per la tua partecipazione e niente, alla prossima, buona serata a tutti.